La chiesa collegiata nel borgo antico di Simeri, frazione di Simeri Crichi, ha ospitato un interessante convegno sulla valorizzazione della figura di San Bartolomeo da Simeri. Bartolomeo fu monaco e sacerdote italiano, nato proprio a Simeri nel 1050 e morto a Rossano nel 1130. Fu monaco e sacerdote italiano, personalità sicuramente originale, che in seguito si diede alla vita da eremita. Fu uno dei principali fautori e motivatori del dialogo tra la Chiesa greca di Costantinopoli e quella latina di Roma. Nonostante le sue origini simeresi, la comunità del luogo e la Calabria intera non conoscono ancora a fondo la sua vita e le sue esperienze. Hanno provato a fare luce su questa intrigante personalità il sindaco di Simeri Crichi, Marcello Barberio, dedito a studi storici, e Adriana Naggero, assessore alla cultura di Simeri Crichi, don Francesco Cristoforo, parroco di Simeri, e l'arcivescovo di Oppido Palmi, Francesco Milito, nato proprio a Rossano, luogo in cui Bartolomeo visse e poi morì. Presente anche il prefetto di Catanzaro Repucci. Ha moderato l'incontro Rossella Riccelli, delegata di governo di Simeri. È paradossale, ha detto il sindaco Barberio, che a Simeri sia stato introdotto soltanto da pochi anni il culto di San Bartolomeo, con ricorrenza ogni 19 di agosto. Il protettore del comune, infatti, non è San Bartolomeo, bensì San Sebastiano. È proprio il caso di dire che è nemo profeta in patria. Bene, siamo con il sindaco di Simeri Crichi, il professore Marcello Barberio. Sindaco, davvero parole interessantissime sulla figura di San Bartolomeo. E ricordiamolo, San Bartolomeo non è il patrono di Simeri Crichi. Perché? È stato il primo quesito che abbiamo posto in sede di convegno. Era la cosa strana è la dimenticanza nella memoria storica di un santo così prestigioso, di una figura di livello internazionale che non è più presente e da tempo nella sua patria, nel paese nativo. Proprio il caso di dire anche in questo caso che nemo profeta in patria. Sì, abbiamo già accennato, lo dicono i Vangeli, quindi evidentemente non c'è buona fortuna per chi è nato per avere fortuna nella propria patria. E neanche Bartolomeo sfuggiva a questa regola. Sicuramente comunque l'incontro di oggi ha dato più consapevolezza agli abitanti di Simeri, ne darà ancora maggiore, una figura che i simeresi vogliono studiare, vogliono conoscere, vogliono fare proprie. Ma credo non solo i simeresi, perché sarebbe forse riduttivo. Noi vogliamo porla all'attenzione dell'intera Calabria, perché è un personaggio della storia italiana, della Calabria in particolare. Secondo l'arcivescovo Milito, Bartolomeo fu un patir, un padre tra Oriente ed Occidente, un grande santo di cui noi tutti calabresi dobbiamo andare orgogliosi. Eccoci con Monsignor Milito, vescovo della diocesi di Oppido Palmi, ma rossanese di nascita. L'input che lei lanciava, ovvero sarei contento, diceva, se Simeri si dotasse di una biblioteca che potesse disporre degli scritti e dei testi riguardanti San Bartolomeo. Certo sarebbe un bel passo in avanti. Ma penso di sì, perché nelle nostre zone, mi permetta, per la cultura forse si investe poco. Dire che non ci sono risorse, secondo me è vero in parte, perché poi quando andiamo a confrontare certe volte che spese inutili si fanno, o se vogliamo fuori posto, lei mi permette che tutti abbiamo una certa tradizione di gastronomia, ma mi chiedo, parlo di cose che non so su Simeri, se possiamo veramente spendere e spandere per fare la sagra, poi lei metta quando so cose che a casa nostra utilizziamo sempre, ed invece un'altrettanta attenzione, almeno alla pari, non consegnare alle generazioni presenti e future quei patrimoni di cultura che dicono quando siamo stati importanti e grandi e quando, conoscendolo, ci possono dare input per il futuro. Simeri ha sempre venerato questo santo, ma non ha dato mai l'importanza dovuta, quella che il santo stesso ha ottenuto a Rossano, nel paese in cui è morto. È strano effettivamente questo, nessuno è profeta in patria. San Bartolomeo da Simeri è nato a Simeri, però viene festeggiato, venerato molto di più in altri paesi, ed è per questo che l'amministrazione comunale, insieme all'assessore alla cultura Adriana Naggero, ha voluto portare avanti la figura di questo santo, proprio per dargli la giusta venerazione e la giusta importanza che egli stesso merita, e che anche penso sia un modo per spronare la collettività, la comunità di Simeri a dare più importanza a questo santo. Durante la serata è stata consegnata la pala d'altare realizzata dalla pittore calabrese Giovanni Marziano col Fondo Unico per la Cultura della legge regionale 19 del 2009. La serata culturale è stata arricchita dalle esibizioni del quartetto d'archi dell'orchestra Mozart di Gimigliano
e dal gruppo etnico Nova Taranta. Per mani bruciate sarà...